Bla bla bla, net zero, bla bla bla, climate neutral, bla bla bla. Ciao, sono Francesco Giano. È davvero tutto un bla bla bla? Nel suo discorso allo Youth for Climate a Milano, Greta Thunberg è riuscita ancora una volta a imporre la sua agenda nel dibattito sul clima, facendo diventare nuovamente virale la sua lotta, con pochi gesti o parole, immediati e capaci di rimanere impressi. All'inizio è stata l'immagine di lei da sola in sciopero davanti al Parlamento svedese, nel 2018. Un'immagine potentissima ripresa in tutto il mondo. Nel 2019 è stato il discorso davanti ai leader delle Nazioni Unite con il tormentone How dare you? How dare you? You have stolen my dreams and my childhood. How dare you? How dare you continue to look away? Adesso il discorso a Milano con il nuovo tormentone. 30 years of bla 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 bla. La rabbia è più che comprensibile, specie per una storia trentennale fatta di annunci in parte disattesi e di accordi non vincolanti. C'è però sempre un ulteriore grado di complessità a cui non dobbiamo mai rinunciare, specie perché la nostra comprensione dei fenomeni climatici è sempre in continua evoluzione. Per esempio, c'è un dato che fa accapponare la pelle. Over 50% of all our CO2 emissions have occurred since 1990. Ma se andiamo a vedere i numeri, ci sono stati che hanno provato a mantenere quasi stabili, come gli Stati Uniti, o leggermente ridotto, come l'Europa, le proprie emissioni. È un risultato che non basta, ovviamente, tanto più perché questi stati continuano a emettere più dell'India, e perché questa è una lotta che o va fatta a livello globale oppure non ha senso. Ma che in parte ci fa capire che non è stato solo tutto un bla 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 e che parlare male di tutti i politici equivale a non parlare male di nessuno. Un altro esempio, c'è chi dice che il riscaldamento climatico è causato dalle superpotenze ai danni dei paesi in via di sviluppo. A crisis of inequality that dates back to colonialism. Vero, ma anche qui c'è un altro grado di complessità. I paesi in via di sviluppo hanno bisogno di energia in abbondanza e a basso costo per accendere i frigoriferi, migliorare i propri ospedali, far funzionare le scuole, creare posti di lavoro. E allo stato della tecnologia attuale, purtroppo, la fonte di energia più a basso costo che permette un'energia continua è quella carbon fossile, quella che inquina. L'energia solare e quella eolica al momento non bastano e sono soggette al cambiare degli eventi atmosferici. Eppure l'Europa sta dimostrando che una transizione energetica è possibile e sta investendo sempre di più nelle rinnovabili, che nel 2019 hanno coperto il 20% dei consumi. È poco, ma si tratta di più del doppio rispetto a 15 anni fa. Christopher Caldwell sul New York Times ha scritto che uno dei nemici della lotta al cambiamento climatico è proprio la semplificazione. Sappiamo tutti qual è l'obiettivo, ma la strada per raggiungerlo, che sia davvero praticabile e dal successo certo, ancora non c'è. Per trovarla servono compromessi e discussioni, e ogni alternativa scelta costerà comunque soldi, posti di lavoro e sacrifici. Dobbiamo riconvertire interi settori produttivi, ricollocare milioni di posti di lavoro, cooperare tra nazioni che per anni non si sono parlate e finanziare la ricerca di soluzioni tecnologiche impervie. E a questo servono anche eventi come la COP. Il problema è complessissimo e ha bisogno di soluzioni altrettanto complesse. Non è da Greta che possiamo pretenderle, ma da chi ha gli strumenti per immaginarle e il potere per metterle in pratica. They invite cherry-picked young people to meetings like this to pretend that they are listening to us, but they are not. They are clearly not listening to us. Il lavoro di Greta è un altro, mobilitare più persone possibile, per far sì che la pressione dell'opinione pubblica faccia sentire alla politica l'urgenza di agire. Ma dobbiamo stare attenti a non limitarci soltanto a ripetere gli slogan, perché quelli non possono mai sostituirsi alla discussione e alla complessità. Non possiamo concederci il lusso della polarizzazione su una sfida da cui dipendono miliardi di vite. Forse possiamo piuttosto appassionarci alla sua complessità e cercare di abbracciarla per poi risolverla e definire il futuro di tutti noi e delle future generazioni. We'll be right back.